Vediamo se riesco a truccarmi in meno di 10 minuti. Io mi vanto molto spesso di essere velocissima nel make-up e molto spesso la gente non ci crede. Quindi sperimentiamo. Considerate che ultimamente sto amando tanti primer, quindi io ne metto tanti. Metto prima quello spray, poi vado con questo qui, sono entrambi di Smashbox, che secondo me tra i migliori. Questo qui è pure mattificante, ti lascia tipo la pelle liscia. Non la saprei descrivere in altre parole. Sì, nel video ci saranno comunque dei tagli, però vi dirò la verità se effettivamente ci metto 10 minuti o meno o di più. Poi vado sempre con un primer, questo è per il contorno occhi ed è di Bobbi Brown. Bello, mi piace. È molto leggero, ma bello, lo sento idratante. Spalmiamo anche qua. È importante avere un contorno occhi idratato, altrimenti fa l'effetto tipo delle grinzette, no? Poi io vi dico la verità, ultimamente sto amando il correttore come fondotinta, cioè io uso questo qui di Make Up For Ever, che come notate è finito, non c'è più. Questa è la colorazione 3 e 01. Ne ho un altro in casa che però è la 3D, quindi mi sembra leggermente più chiaro. Questo più aranciato era perfetto perché mi dava un effetto seconda pelle. Quindi io spero che questo possa andare bene. Vediamo un po'. Speriamo. Facciamo un attimo asciugare il primer. E vado praticamente mettendo il, come si chiama, il correttore un po' ovunque. Oddio, forse il colore ci sta. L'altro era più aranciato ed era meglio per la mia pelle, non pensavo. Qui. La metto un po' ovunque a caso. E poi, secondo me, il mio segreto di quest'anno che ho trovato è questo pennellone gigante, bellissimo, che lo spalma benissimo. Vado sempre in una sola direzione, cioè tipo tutta in giù. Comunque si spalma bene. Se c'è qualcosa che non va, poi aggiusto con la spugnetta. E questo correttore mi dà un effetto seconda pelle. E voi dite, ma allora perché non usare il fondotinta? E io vi dirò, boh, non lo so, preferisco fare in questo modo. Dipende da come mi trovo. A volte preferisco solo il fondotinta, a volte solo il correttore. Un po' così, dipende dalle esigenze. Cioè, elimina le discrumie, che alla fine è la cosa fondamentale per me. Non voglio avere per oggi un'alta copertura, quindi va bene così. Poi, un po' di contouring. Questo è di Tarte. E lo mettiamo qui, tanto si sfuma benissimo. Mettiamo un po' sulla fronte e sul nasino, a caso, per fare un bel contouring. Questo sul naso dovrei essere precisa, non lo sono mai. Questo lo sfumo con una spugnetta che è molto, cioè, avete visto, già sfumato, perfetto. Mi piace un sacco perché crea tipo, boh, dà più senso al viso. Sfumiamo anche questo. E poi sul naso vado, in realtà dovrei andare con un pennello, io sono più alla caso e vado pure qui con una spugnetta. Qui è importante metterlo bene, però vabbè, non guardiamo il capello, dai. Ok, ci sto. Io amo le cose leggere, non troppo vistose. E poi andiamo subito con il blush, questo è di Rare Beauty, nella colorazione Hope. Io vi dico la verità, questo lo sto usando da aprile dello scorso anno, ancora è pieno e lo uso tutti i giorni anche abbondantemente. E vado sempre con lo stesso pennello per il correttore. Voi direte, ma non si sfuma con il, cioè non è sporco. Raga, io lo uso in questo modo e mi piace, comunque rimane l'alta copertura del, cioè super pigmentato, quindi secondo me va benissimo. Poi ovviamente il pennello si dovrebbe lavare. Lo metto qua. Cioè, guardate già, sono più viva, sono più morta cadavere. Metto anche un po' qua, ora lo metto anche un po' tipo qui sulla palpebra, per dare sempre un tocco di essere viva. Prima ne mettevo tantissimo sul nasino per fare l'effetto tipo baciata dal sole, ora un po' di meno. Ok, ci siamo. Poi adesso passiamo alle sopracciglia, che in realtà ce l'ho già fatte. Ho fatto una sorta di, non laminazione, però tipo le ho tinte, quindi sono già perfette, cioè la forma è già giusta. Vado soltanto ad aggiustare mettendo un po' di gel fissante. Questo non è quello che preferisco fra tutti, questo è di Espresso, però ora l'ho trovato così e l'ho messo. Andiamo avanti con la parte fondamentale del make-up, cioè l'eyeliner. Il mio make-up è eyeliner, l'importante è che ci sia quello. Poi il resto può anche mancare, però lui non può mancare perché sono io soltanto se c'è lui. E io considerate, uso sempre questa qui a penna. La appoggio e faccio tipo così, cioè io guardo tipo verso il basso e creo prima la linea da una parte, poi dall'altra sempre guardando verso il basso e cercando di farle simili. Raga, l'eyeliner non sarà mai uguale, cioè non importa da quando, cioè non sarà uguale, fine della storia, quindi è inutile che continuate a fare le cose precise, non verranno mai, quindi accontentatevi di avere degli eyeliner simili.
E vado poi a fare la righetta sopra. Io lo faccio molto fino per il mio occhio perché ho l'occhio incappucciato, altrimenti diventerei un panda. Tipo così, molto bello, ci sta questo. Lo allungo un po' così mi fa l'occhio un pochino più da gatta. Ma vabbè, questo è troppo alto, lo noto già che è troppo alto, però frega poco in realtà. Andiamo di qua. Secondo voi sono uguali? Secondo me no. Ci interessa qualcosa? Assolutamente no. Quindi si va avanti perché il mascara è un'ottima cosa per nascondere tutto il danno che avete fatto. Io amo questo qui di Clinique, anche se sento tanti pareri contrastanti, però a me crea un effetto e mi piace tantissimo. È finito. L'ho consumato per bene, sono mesi che lo uso. E questo qui allunga le ciglia, ha tipo delle... Sentite i rumori. Ha tipo delle fibre all'interno, quindi vado così. Ta-ta-ta. Dà tipo un effetto più allungato e poi mi piace che fa l'effetto, io lo chiamo effetto ventaglio perché le apre perfettamente. State attenti a non metterne troppo perché poi fa l'effetto grumoso che non ci piace, però così mi piace un sacco. Magari non rende in telecamera, però dal vivo lo amo. Si vede la differenza, cioè. Prima lo mettevo anche sulla riga inferiore, adesso ho cominciato a non metterlo perché noto che l'occhio sembra più grande e aperto. Di solito invece mettendolo anche sotto mi rimpicciolisce un pochino l'occhio, già ho l'occhio piccolo di per sé, quindi evito di fare questa cosa. Nel frattempo sono passati 9 minuti, quindi mi devo sbrigare forse. Sporcata, ma sporcarsi è normale, se uno non si sporca, beh di voi. Andiamo con un po' di cipria, questa è di Nabla, ne metto pochissima perché secca abbastanza. Ta-ta-ta. Qua, anche se in realtà non è che serviva. Cioè io faccio tipo proprio leggermente con questo pennelletto per opacizzare le zone dove si crea il sebo più facilmente. Poi andiamo a mettere un pochino di illuminante. Questo è di Benefit, molto bello perché va tipo, cioè, tipo sia oro che argento, bianco, non saprei descrivere il colore. Lo mettiamo anche sul labbro, sempre con le dita, che è la cosa migliore secondo me. Sulle guancette. E poi basta. Poi, ultimissima cosa, spruzziamo un po' di spray fissante. Questo è di Mulac, sa letteralmente di Coca-Cola, di caramelline. La Coca-Cola, sono passati 9 minuti e 56, io l'ho finito, ho perso tanto tempo a chiacchierare, quindi non vale. E se proprio vogliamo aggiungere qualcosa, sforando... Se proprio vogliamo aggiungere qualcosa sforando i 10 minuti... Ah, mi piace questo mattitone ultimamente. Questo è di Kylie Cosmetics ed è il... 3088? Non riesco a capire il numero. È un matitone matte, bello, tipo color ciclamino. È molto freddo questo colore. È morbido, è matte, è preciso perché comunque è un matitone, quindi fa tipo anche il contorno labbra. Mi piace un sacco, devo dire onestamente. E questo è il mio make-up molto semplice per tutti i giorni. A me personalmente piace un botto, anche se magari per voi è semplicissimo, però mi piace così.